Bar Bruschetteria da Piero, specializzato in bruschette, fagioli, stufati, goulash e stinchi, a Torre Belvicino. La vicenda dell'ex hotel Eden parte da lontano, da quando i privati hanno interrotto l'attività e da quando era emersa la possibilità che la prefettura lo volesse utilizzare come centro di riferimento per collocarvi migranti nella zona dell'Alto Vicentino. Il semplice emergere dell'ipotesi aveva portato a manifestazioni di protesta e lo stesso sindaco di Schio, Walter Orsi, si era messo di traverso. La struttura è quindi rimasta inutilizzata, ma ecco emergere il sospetto dell'occupazione abusiva. Alcuni residenti in zona, notando un avrai sospetto di persone, hanno segnalato al sindaco di Schio questo fatto e chiaramente il sindaco di Schio ha disposto subito dei controlli da parte nostra e da parte dell'ufficio tecnico, anche perché l'immobile era già stato attenzionato 2 anni fa ed era stato dichiarato inagibile. A questo punto si è reso necessario l'intervento con un blitz della polizia locale. Questa mattina, avendo avuto l'autorizzazione da parte del custode giudiziario, che è proprio l'istituto vendite giudiziarie di Vicenza, siamo entrati trovando sul posto 4 persone, tra cui 2 italiani e 2 stranieri. Adesso sono state avviate tutte le procedure del caso. In pratica sarà proprio l'istituto vendite giudiziarie a dover fare querela per l'invasione dell'edificio e per lo sgombero. D'altro canto, il comune di Schio dovrà emettere l'ordinanza che impone al privato di adottare misure passive per impedire l'accesso non voluto di invasori. Dovrà essere garantito anche il profilo igienico-sanitario. Infine, la posizione dei 2 stranieri sarà vagliata dall'ufficio immigrazione della questura per capire se hanno titolo a rimanere nel paese. I consiglieri di minoranza del comune di Villa Verla hanno deciso di rinunciare al gettone di presenza in consiglio per destinare l'equivalente alla ristrutturazione del campanile della frazione di Novoledo, bisognoso di urgenti lavori di messa in sicurezza. È ovviamente una mossa quanto mai simbolica, dal momento che da qui al 2021 la somma che potrà essere destinata è complessivamente di poco superiore ai 1.000 euro. Sono state 27 le domande arrivate in municipio a Schio per partecipare al bando lanciato dal comune per sostenere in maniera concreta le attività commerciali del centro storico. 13 di queste attività si divideranno in 50.000 euro di finanziamento messi a disposizione, ma altre 5, pur ammesse, non saranno sostenute per esaurimento del fondo. Si tratta di attività commerciali che rinnovano i propri punti vendita o ne aprono di nuovi e che impegneranno in proprio altri 340.000 euro. Molto spesso i tesori più vicini sono i più misconosciuti, può essere questa la chiave di lettura del successo registrato dal comune di Schio e dagli organizzatori delle escursioni realizzate nel corso del mese di agosto sulle colline del Tretto. Fra passeggiate stellate, quelle destinate ad ammirare la luna, e le corse con le bici elettriche, sono state centinaia le persone che hanno partecipato alle iniziative in cornici naturalistiche. Al Garden.